Siamo arrivati, vi dico subito il risultato finale, le leggi ad personam tra il 2001 e il 2011 sono costate ai contribuenti italiani, come costi del Parlamento, 2 miliardi 259 milioni di euro. Allora, anche a voler fare un semplice confronto tra i 20 milioni, che poi pare siano meno, spesi dalla Procura per MediaTrade rispetto a quasi 2 miliardi e mezzo di costi del Parlamento, come li abbiamo calcolati? Siamo andati a rilevare dai resoconti parlamentari i tempi che queste leggi sono state all'esame delle commissioni e dell'Aula, sia della Camera che del Senato, e abbiamo poi valorizzato al costo medio del Parlamento di questi 2 anni, per avere un dato, un valore affidabile, è chiaro che nel 2001 aveva un costo diverso, ma avremmo dovuto poi attualizzare quel costo. Quindi, invece di fare 10 anni di costi, abbiamo preso il costo attuale medio di Camera e Senato e li abbiamo moltiplicati per il numero di ore durante le quali le commissioni e l'Aula sono state impegnate, e ne è uscita questa cifra. Noi nel documento che abbiamo dato abbiamo anche spiegato tutta la metodologia, per cui voglio dire, siamo pronti a discuterne nell'eventualità. È una metodologia abbastanza semplice, peraltro, è stato un lavoro lungo. Ecco, voglio dire che abbiamo considerato come leggi ad personam quelle che più direttamente, come dicevo, hanno riguardato il Presidente del Consiglio, quindi a partire dalle rogatorie internazionali, al legittimo sospetto, al cosiddetto lodo Schifani, che poi fu appunto dichiarato incostituzionale, l'intervento che ha riguardato il sistema radiotelevisivo, ma che specificamente la legge Gasparri aveva un obiettivo che era in sostanza Mediaset, la ex Cirielli sui termini di prescrizione, la legge Pecorella sull'inappellabilità da parte del pubblico ministero per le sole sentenze di proscioglimento, il lodo Alfano che riproponeva il secondo lodo Schifani, il legittimo impedimento, le disposizioni in materia di processo penale nei confronti delle altre Camere, il lodo Alfano costituzionale che è ancora in discussione, e anche il processo breve per la parte che era stata già realizzata e aveva già consumato tempi di commissione o d'aula fino al momento in cui abbiamo fatto questo lavoro. No, abbiamo il falso in bilancio, che anche quello è stata una delle prime proprio allo scopo di salvaguardare alcune problematiche del Presidente. Non abbiamo tenuto conto, avremmo potuto farlo, di numerose altre leggi che hanno riguardato svariati soggetti, ma che hanno portato vantaggi diretti alle aziende del Premier, le abbiamo elencate nell'ultima pagina del nostro rapporto, non sono state conteggiate, quindi conteggiando quelle la cifra sarebbe naturalmente aumentata. Io mi fermo qui, lascio commento al Presidente Di Pietro, poi. È chiaro che la ragione per cui abbiamo voluto presentare questo studio è una ragione politica, non matematica né tecnica. Sono 2 miliardi e mezzo di euro che sono stati non buttati via per niente, ma per arrecare danno al Paese sul piano economico, sul piano istituzionale, sul piano sociale, sul piano del rispetto della Costituzione. Quel che noi vogliamo denunciare, e lo facciamo oggi perché riteniamo che ormai il governo Berlusconi è alla fine dei suoi giorni, lui è l'unico che non lo sa, e quindi cominciamo anche a tirare le somme di una storia politica che ha più preso che dato al nostro Paese, che ha umiliato la credibilità delle nostre istituzioni, ha impoverito lo Stato e le famiglie. E quindi oggi cominciamo una serie di riscontri sull'errore politico che è stato fatto in questi anni nell'affidare al governo Berlusconi le sorti del Paese.
Abbiamo voluto cominciare proprio da quelle leggi che lo riguardavano direttamente, ed è ovvio che ci siamo limitati soltanto a indicare le spese per il tempo perso in Parlamento, perché stiamo parlando solo di questo, spese per il tempo perso in Parlamento. Immaginatevi quanto lucro cessante, cioè quante altre cose avremmo potuto fare con questo tempo e in questo tempo in Parlamento, perché stiamo parlando di norme che o sono state abrogate poi dalla Corte Costituzionale o entrando in vigore hanno prodotto un danno enorme, pensate solo al falso in bilancio, quanto danno all'economia pubblica e privata essi hanno prodotto e anche al rispetto della Costituzione. E allora, qual è la morale della favola? È che d'ora in poi la prima cosa che deve fare un nuovo governo di destra, di sinistra o di centro, chiunque sia, appena va al potere, deve risolvere il conflitto di interessi. Perché è chiaro che, e quando parlo di conflitto di interessi non parlo certamente solo di quello televisivo, ma parlo di tutti quegli interessi che vanno in competizione con, tra interesse privato e interesse pubblico e di chi le deve prendere. Per esempio noi insistiamo nel dire che chi viene a fare il parlamentare deve fare solo il parlamentare, non deve svolgere altre attività e quindi deve congelare le proprie attività, perché riteniamo assurdo per esempio che si faccia il parlamentare di mattina e l'avvocato il pomeriggio, andando ad applicare quelle leggi che la mattina si è fatta, uso e consumo proprio. Così come riteniamo assurdo che si mantengano in piedi strutture imprenditoriali, uffici commerciali, attività da professionisti e nello stesso tempo poi si lavori all'interno delle commissioni parlamentari per portare avanti quei disegni di legge che servono alla propria professione. Riteniamo poi fondamentale che si debba stabilire un'altra norma, che chi viene nel Parlamento deve rappresentare la migliore società e quindi chi è condannato non deve essere più candidato. E soprattutto chi è sotto processo, prima si fa processare e poi amministra, perché tutte queste leggi sono state fatte proprio perché chi amministrava e governava era sotto processo e quindi si è fatto le leggi che riguardavano i suoi processi. Quindi se è vero come è vero che si potrebbe pensare a un'ipotesi di giustizia diversa di quel che governano o saranno eletti nelle istituzioni rispetto ai cittadini normali, si dovrebbe provvedere nell'esatto opposto di quello attuale. Perché è bene sapere prima se chi ci governa sia una brava persona o un delinquente, perché saperlo dopo non serve assolutamente a nulla. In quest'ottica si inserisce anche il provvedimento di oggi, che riguarda il cosiddetto decreto omnibus, e che in realtà è soltanto un carro a cui aggiungere un'altra legge personale, che non è proprio personale nel senso dei sistemi propri quali giudiziari, ma è personale in quanto rappresenta gli interessi di una cricca, che ha già fatto i contratti, come il Presidente del Consiglio ha detto e ha garantito al Presidente Sarkozy, e che quindi, dovendo mantenere quei contratti con i relativi benefici, fanno apposta delle leggi per tradire il mandato parlamentare, il mandato popolare, che è quello anche di fare un referendum e decidere cosa fare del proprio futuro. Noi dell'Italia dei Valori, e concludo, con questo studio e con altri studi di settore che faremo, ci arriviamo a chiudere la parentesi di opposizione al governo Berlusconi ed aprire la parentesi di costruzione di un'alternativa liberale, democratica, riformista, lontana mille miglia dal fumore di Berlino, ma lontano mille miglia dalla speculazione che in nome del liberismo è diventata anarchia, legge del più forte, legge della giungla,
E in quest'ottica vogliamo prepararci a governare il Paese, ci auguriamo il più presto possibile, dopo la chiusura dei seggi di domenica e lunedì e soprattutto dopo la chiusura dei seggi del 12 e 13 giugno che riguardano il referendum. Ecco, questa è la nostra. Vi prego di far presente l'informazione, attraverso l'informazione ai cittadini, questi costi che l'hanno dovuto sopportare loro. E se ci sono delle domande, altrimenti abbiamo finito. A posto. Allora, scusate, volevo solo ringraziare l'ufficio legislativo e in particolare Termis Di Garelli e Andrea Cherubini che più direttamente sono stati coinvolti in questa ricerca che abbiamo fatto.